ragazzi e bentrovati in questo nuovo video. Allora, è da un po' di tempo che non registro, ma come vi avevo raccontato nell'ultimo video, dopo Etrea, il feeling non era molto in forma e quindi ammetto che non avevo molte idee su cosa girare, anche perché ero un po' preoccupata, se devo essere proprio sincera. E quindi diciamo che ho messo un po' da parte le registrazioni, però se mi seguite su TikTok e su Instagram ho comunque continuato a postare. Allora, praticamente cosa è successo? Facciamo un piccolo riassunto. Abbiamo fatto una gara dopo il lockdown, quindi 2 giorni a Etrea, più o meno dopo il 15 e il 16 di giugno, ma non sono andate per niente bene, perché il primo giorno ci siamo ritirati e il secondo giorno siamo stati eliminati, dopo comunque un bellissimo campo prova, eccetera, eccetera. Dopo questo io mi sono resa conto che il Fili aveva qualcosa che non andava. Allora, permettiamo che lui ha sofferto in passato di mal alla schiena, però non riuscivo a capire che cosa avesse e avevo poi chiamato il veterinario, stavo aspettando che appunto venisse a visitarlo ed è venuto questo giovedì di questa settimana. Allora, la schiena non ha niente, per fortuna la schiena è completamente a posto, però lui soffre di una leggera artrite, lo so già da parecchio tempo. E il veterinario, dopo che lo ha visitato, ha notato che il problema era il nodello. Gli ha fatto fare le varie flessioni. Se non sapete cosa sono, adesso non so spiegarvelo proprio benissimo, però comunque praticamente il cavallo sta fermo in piedi e gli sollevano la zampa e gliela piegano, no? Ci sono le flessioni basse, quindi del piede, e le flessioni alte, che sono poi quelle del nodello. E niente, praticamente con la flessione bassa si muoveva così e così, con la flessione alta era completamente zoppo, come se avesse 3 gambe. Allora abbiamo capito che il problema era appunto nella parte alta. Niente, allora dopodiché abbiamo deciso di provare a fargli un'anestesia sia nella parte bassa sia nella parte alta, quindi appunto corona e nodello. Dopo che abbiamo fatto le anestesie abbiamo notato che il cavallo era migliorato, cioè praticamente non era più zoppo, e quindi abbiamo capito che il problema era lì. Quindi io avevo portato con me anche le vecchie lastre fatte nel 2016, le abbiamo confrontate, lo hanno rilastrato e praticamente si è scoperto che la sua artrite è leggermente peggiorata. Allora io avevo 2 opzioni. La prima era continuare a dargli quelle pastiglie che saltuariamente gli do, appunto per le articolazioni quando lo vedo che non si muove benissimo, e la seconda opzione era l'infiltrazione con cortisone e qualcos'altro che in questo momento ammetto che non mi ricordo cosa fosse, però vabbè. Allora, c'è da dire che io non sono mai stata pro alle infiltrazioni, non mi sono mai piaciute, non è una cosa che ho mai preso in considerazione, però ho fatto 2 calcoli per la sua salute e mi sono detta: se quando gli do questa pastiglia, che tra l'altro è una pastiglia per l'artrite e l'artrosi per i cani, lui sta bene, e comunque la pastiglia, essendo assunta per bocca, prende tutto il corpo, se io vado a fare un trattamento mirato e localizzato nel punto in cui lui ha più male, sicuramente andrà meglio, perché se con la pastiglia lui si muove bene, sicuramente con la cura più mirata sicuramente andrà meglio. Quindi ho optato per l'infiltrazione al nodello e adesso infatti siamo fermi. Dovrà fare un po' di giorni di passo a mano, in realtà il veterinario mi ha detto 3 giorni, ma penso che io ne farò qualcuno in più, tanto non abbiamo fretta, non ho niente in programma, anche perché siamo a luglio e fa caldo. Dopodiché introdurre del passo montato e piano piano, dopo un paio di giorni di passo montato, iniziare a trottare e vedere come si muove.
sia ieri che oggi abbiamo già fatto del passo a mano e devo dire che si muoveva bene, era tranquillo, non accusava sofferenze. E gli ho fatto fare all'incirca un'oretta di passo a mano. E stamattina stessa cosa, sono andata, avevo lezione, non con lui, adesso poi vi parlerò anche di questo. E abbiamo fatto ancora del passo a mano sia prima che dopo e devo dire che lo trovo bene. Quindi, per quanto riguarda il fili, posso dire che ci stiamo prendendo il nostro tempo per riuscire a risolvere questo problema. Una volta che poi tornerò a montarlo, deciderò come e cosa fare con lui. Se sarà possibile ritornare a fare qualche garetta, lo farò volentieri. Se invece non sarà possibile, non importa, perché per me la sua salute viene prima di tutto. Poi, giusto così per chiacchierare, stamattina ho fatto lezione con un cavallo della scuola. Si chiama Lenny e per chi mi segue su Instagram e su TikTok ho già postato qualche cosina. Allora, è un cavallo veramente molto 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 diverso dal Fili, perché vabbè, il Fili è piccolo, innanzitutto un puro sangue, poi è piccolo, è longilineo, eccetera eccetera, mentre Lenny è tutto l'opposto. È un gigante buono, se è proprio il termine corretto. E niente, devo dire che abbiamo fatto un po' di lavoro in piano e poi abbiamo fatto anche qualche salto, una cosa veramente piccola e bassa, cioè una croce, niente di che. Però io devo dire che questi sono stati i primi salti che ho fatto con un cavallo diverso, con un cavallo che non fosse il Fili. E io devo dire che mi sono trovata veramente bene con lui, era come se, non lo so, lo montassi da sempre, come se fosse il mio cavallo da sempre. E sono veramente soddisfatta, cioè mi sento veramente contenta e sono giunta alla conclusione che tutti i problemi che io ho avuto fino adesso con il Fili non era perché io fossi così imbranata, anche se comunque tutti abbiamo sempre da imparare, sia chiaro, perché nonostante io monti da tanto tempo, ho comunque i miei problemi e le mie imperfezioni, e su questo non ci piove. Però iniziavo a perdere un po' di fiducia in me stessa e mi dicevo: ma caspita, se ho sempre fatto le cose, perché adesso non riesco più? E il discorso era semplicemente che il figlio aveva un problema di salute, quindi io suppongo che dover saltare sicuramente gli creasse dei disagi e dei problemi. E quindi niente, sono contenta di aver fatto questa lezione con Lenny. Ho fatto anche un paio di riprese, ve le posterò giusto così, così vedete. E se volete mi dite cosa ne pensate di come ho montato questo gigantone. E niente, quindi da adesso, fino a che il figlio non si sarà ristabilito, farò delle lezioni con i cavalli della scuola. E a me non interessa montarne uno piuttosto che un altro, a me l'importante per me è montare e penso che dovrebbe essere così per tutti quelli che fanno scuola. E, cioè, alla fine è bello avere la possibilità di montare cavalli diversi, almeno questo è il mio personale pensiero. E quindi niente. Vi lascerò appunto i video di qualche ripresa fatta con Lenny e niente, comunque il Fili sta bene, adesso appunto giusto per sottolinearlo, stiamo solo aspettando di vedere appunto i risultati dell'infiltrazione e ovviamente vedrete ancora video con lui, cioè su questo non ci piove e ripeto, se mi seguite su Instagram e su TikTok lì vedete sicuramente sempre tutto. E niente, quindi ho fatto questo video aggiornamento perché mi sembrava corretto dopo appunto l'esperienza di Etrea e volevo appunto parlarvi del Fili, di come appunto sto gestendo la faccenda e sono contenta comunque, come ho detto prima, di aver montato un cavallo diverso, sia per struttura, sia per gestione, sia per tutto, ecco. E niente, quindi per adesso vi saluto. Se volete, come sempre, iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi al mio profilo Instagram e anche su TikTok. E niente, vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video, se vorrete. Ciao!